Stessa cosa. Banda Solange Nara, lei nasce in una cittadina a nord di Buenos Aires e da giovanissima debutta in teatro. Sì. Era brava come attrice? No, No. non era brava per niente, non lo so neanche come sono rimasta. Ma che ruoli interpretava, se ne ricorda uno? No, mi ricordo la prima Neanche, se cosa che ho neanche lei se lo fatto. ricorda. No, no, ho fatto la prima. Ho una memoria che è un No, disastro. dico, Ho pensi al pubblico. fatto un. La prima cosa che ho fatto anche in teatro e dopo andato in TV anche, mi chiamavo Pastelito, era Come si chiama? Pastelito in spagnol, che significa come un pezzo di torta, piccolino. Ah, Sì, pasticcino. un pasticcino. Però la notorietà arriva, come al solito, con un Con il gossip. gossip, io sì, come sempre. Esatto, per una presunta notte d'amore con Maradona, no? Sì. Lei a un certo punto è stata fotografata affacciata ad un balcone con degli slip che Sì. si presumeva fossero Sì. di Maradona, degli orologi così. Adesso è passato tanto tempo, lei prima ha confermato, poi ha detto no, poi ha confermato, poi ha detto no. Adesso che... No, non sono mai stata con lui. Non lo so, hanno inventato un po' questa storia. Era vero che io ero finito in questa casa, in questa festa, in tutto quanto. Però da lì hanno iniziato un sacco di persone a dire sì, l'ho visto con lui, l'ho sentito in un albero. Ma In la realtà non domanda era. è, lei ha partecipato alla trovata pubblicitaria, cioè un po' alla costruzione del gossip? Sì, il giorno dopo ho iniziato a capire, questa cosa A mi sta giocarci. facendo fare di essere una in più che arriva con il borsone, butta tutto lì, che arriva la famosa, alla sfilata prossima essere io la famosa. Allora ho detto, questo mi ha portato. Non sono riuscita mai a parlare di questa cosa con Maradona, però avevamo avuto degli amici in comune che mi dicevano, lui dice che non può credere tutto quello che è successo. E lei ci ha E il giocato. successo che mi ha portato a me, perché alla fine non aveva successo nulla. Parliamo d'amore. Lei è ancora interista? Sì. È interista, tifa Inter? Sono dei ricordi bellissimi vissuti all'Inter, allora penso che un pezzo del mio cuore sarà sempre interista. Sì? Sì. Senta, siccome qua la situazione cambia ogni weekend e lei, devo dire, si è presentata a sorpresa con Mauro Icardi, è ancora ex o è marito? No, lui è È marito marito perché non vi e siete separati. saremo, penso che per tutta la vita, una famiglia, Ma in perché. pista? Cioè, siete state insieme? Ah, state insieme, vi siete Sì. Non rimessi insieme? lo so se rimessi insieme, noi siamo sempre stati una famiglia. Ovviamente io sono con Mauro da quasi 10 anni sposati, lui ha 29, allora praticamente Da tutta la sempre vita lui. con me. È una E fortuna? Per per me sì, per lui non lui? lo so. Per lui non lo so, le dobbiamo chiedere. Dovresti dopo fare un'intervista con lui. E Vuole allora, ovviamente esistono delle cose che magari. un legame, dice. Sì, una famiglia. Allora, questo weekend state ancora insieme, per questo weekend. Sì. No, 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 penso che. Speriamo che per tutta la vita, no? Per questo weekend. Bene. Allora, lei ha raccontato di aver sedotto suo marito cucinandogli una pasta burro e parmigiano. Come l'ha fatta sta pasta burro e parmigiano? Sicuramente non come la fanno voi in Italia, che la fanno perfetta Immagino. al dente. Pure scotta, Però no? penso che lui si è innamorato dell'altra, no? Io stavo lavorando in Argentina in quell'epoca lì, tantissimo in TV, e magari vedermi in pigiama facendo una pasta normale. Dice che è quello. Secondo me è stato anche quello che mi ha visto la normalità, e non è che mi ha Quando conosciuto ha scolato la pasta, lui ha detto è la donna Sì, della mia la vita. differenza di vedermi o magari innamorarsi di una persona in discoteca o vedere Ah, una che, non so, che è a che casa, che scola la cucina pasta. così con il codino in testa, no, normale, no? Vabbè, adesso diciamo un passaggio magari che lei non amerà molto, ma ci togliamo il dente subito. Andiamo, Ormai è storia, la crisi con suo marito sarebbe esplosa, diciamo, più o meno un anno fa, un andiamo. po' di più, quando lei ha trovato dei messaggi di questa Eugenia Suarez, no? Sì. Ecco, e là lei si è molto innervosita, però poi, diciamo, suo marito le ha detto che non è successo assolutamente nulla, lei ci ha creduto legittimamente, no? No, io Non ci ha non credo a nessuno e per me non lo so che è creduto. successo o che non è successo. In un'istoria così lunga, un fatto così piccolo, penso che non Certo. sia il senso principale della nostra storia. Però lei si è inquietata molto, si è arrabbiata molto quando ha fatto dei post, delle cose, insomma. Sì, penso che qualsiasi donna Cioè, si
si arrabbia, si vede una cosa così. Però sono un po' abituata. Pensa che Mauro è bello, giovane e normale. Ah, lei dice, cioè, lo corteggiano molto. Sì. Arrivano tanti messaggi. Però diciamo che... No, magari mi disturba una persona che aveva una relazione con me e manda questo tipo di messaggi. No, io veramente a lui... Quindi erano solo messaggi, perché lui poi no, l'avrebbe raggiunta teoricamente a un certo punto a Parigi, non c'è stato niente, si è parlato... Io veramente qua a Milano e non lo so esattamente cosa... Vabbè, gli chiedo l'ultima cosa che un po' mi ha divertito... Che a un certo punto dice no, ma non è successo niente per una questione di odori, perché lui c'ha la fobia degli odori. Ma quello non ho detto in Argentina, ma no, non penso che una persona... Non abbiamo questo problema. Pensa il fatto di andare a incontrarti tu con Mauro Icardi, non arrivi così dalla palestra, un minimo di profumo ti metti. No, una doccia te la fai. Doccia te la fa. Allora, era quello questo il problema. Questo è stato una cosa dei gossip che non era vera. Non era vera. No, non penso. Vabbè, comunque suo marito ha fatto di tutto per riconquistarla, no? Sì. Le ha regalato anche una borsa da 300.000 euro, vero? Così costa? Adesso non posso uscire. Adesso non posso uscire. Ma se l'hai tenuta, no, penso che non costa così tanto. Costa un po' meno. 80. Però si può vendere online. È difficile di trovare. Allora, in questa difficoltà di trovare la borsa è che ha questo prezzo. Se tu la vuoi trovare, magari vai a Hermès con una persona importante e lui se l'hanno venduto per un po' meno. No, guarda, dice un gesto d'amore. Sì, un gesto d'amore. Ma lei se l'è tenuta o se l'ha rivenduta? No, io me la tengo. Quasi che dormo con la borsa. Mio secondo amore. Vabbè. E adesso che so quanto sta valuata, di più me la tengo. Ma lo sapeva pure prima. Comunque, abbastanza complesso seguire, diciamo, la sua vita sentimentale, dynasty praticamente. A un certo punto, tra le ultime notizie, sì, superate dal fatto che lei è venuta qui accompagnata da suo marito, però a un certo punto suo marito si è un po' arrabbiato con Keita Baldé. No, ha fatto un post dicendo: ho soltanto avvisato una povera cornuta che suo marito non smette di scrivere a mia moglie. Terribile. Non lo so, io ero in Argentina, non lo so che le ha partito per scrivere questa cosa. Sì, a volte quando mi arrivano un paio di messaggi io sempre ho la confidenza, si dice, con lui, di guarda chi mi ha scritto, e soprattutto se lui conosce questa persona. Ma che messaggi le ha mandato? Adesso, che messaggi le ha mandato? A me? No, sono delle cose private. Beh, private, ha scritto, ho soltanto avvisato una povera cornuta. Vabbè, ma le avvisa, ma non è che ti racconto i messaggi. Ma il messaggio è privato. L'importante è che lo sa lei e lo sa Mauro, basta. L'importante è saperlo. Comunque ci è rimasta male o no? No. Va bene così. Magari la forma. Mauro è una persona molto diretta. Sì. È perfetta per fare questa intervista a lui. Al posto mio. Perché dopo lui è molto... Allora le è venuto magari di scrivere quello e lo scrive. Non è che ha un... Vabbè, ma avrà visto delle cose, no? Sì, detto, sì, le ho fatto vedere io. Sì. Sì. Comunque una cosa recente... Non è che lui è un hacker, l'ho visto perché io le ho detto, guarda, questo... Questo no, c'ha quel problema degli odori, però non è un hacker. No, mi fai ridere perché se vai a vedere la borsa che si è portato qua a Roma, ha 4-5 profumi, sembra che ha i problemi degli odori. Ma non è vero. Smentiamolo, perfetto. Comunque va detto che la moglie di Keita non ha molto apprezzato, diciamo, tutto il gossip e ha scritto, sempre pubblicamente, lo dico perché è pubblico, esistono le donne serie, sensibili, sincere, sensuali, che belle queste donne, profumano di pulito. E poi esistono quelle donne chiamate in gergo italiano pulito, pacche. Con il porco. Sempre con il pulito, con il odore. Sì, siete tutti fissati. In gergo italiano vacche con la W, e quindi diciamo un riferimento neanche brutto, troppo velato. Sì. È brutto, ci è rimasta male. Capisco che a volte le donne, invece di magari arrabbiarsi con la persona che hanno accanto, preferiscono arrabbiarsi con l'altra donna, che in questo... Cioè, invece di arrabbiarsi con suo marito, dice, se la prende con lei. Ma non lo so perché. Lui si era un po' innamorato, non dico che c'è stato niente, non dico che c'è stato, ma si era un po' innamorato di lei. No, non penso. Ci ha solo un po' provato. Non lo so. No, veramente è brutto quello che ha scritto lei. Penso che abbia un po' capito male le cose, però vabbè, un giorno... Che cosa possiamo fare? Non lo so che ha capito lei, però non mi ha chiamato. Se mi chiamava, magari in 2 minuti le spiego in privato. E basta.
Va bene.